Io comincerei con questo corso. Grazie a tutti per aver partecipato anche quest'anno all'inaugurazione del corso. I lineamenti, diciamo, del corso li ho già esposti qualche giorno fa in una riunione appositamente. Qui oggi mi limiterò veramente a un saluto, un momento un po' particolare. Il primo anno, la prima volta che questo corso lo teniamo esclusivamente online. Non abbiamo voluto fare previsioni ottimistiche in quanto non ci sembrava opportuno. Ci siamo collocati direttamente online con tutte le problematiche del caso, che nonostante le tre prove fatte l'anno scorso per chiuderlo, comunque ci sono sempre delle cose da mettere a punto. Non è mai come quando ci vediamo in presenza e anche alcune questioni vengono risolte così facilmente in maniera informale. Il mondo digitale è formale, fondamentalmente, quindi Senti? dobbiamo rispettare tutta una serie di cose e non sempre è semplice. Tu senti? Quindi per la prima volta trasmettiamo online e questo ci pone già fin dall'inizio delle questioni relative a quanto possa essere efficace un corso che noi abbiamo sempre tenuto per oltre 20 anni in un altro modo, proviamo a tenerlo in quest'altra formula. Stiamo sperimentando, inutile che ve lo dica, quindi probabilmente magari cambieremo anche qualcosa, sistemeremo qualcosa probabilmente nel corso del corso, però ci sembrava importante, soprattutto la preoccupazione è quanto possa poi trasmettere questo corso fatto in questo modo che non è in presenza come al solito. E questo ci introduce già nel tema di oggi, che è la questione della scuola. Proprio oggi è uscito un manifesto, un piccolo manifesto firmato proprio dal professor Luzzotti, sulla scuola, sulla necessità che la scuola ha, che l'insegnamento ha di essere effettuato in presenza e altro che poi lasceremo al professore, insomma, magari di dirci. E ci introduce proprio alla lezione di oggi. E questa pandemia ci comporta la Molto. necessità di porci un problema nuovo sull'educazione. È una sfida. La scuola è stata oggetto, probabilmente il soggetto più in difficoltà proprio per la sua necessità di essere fatta in un certo modo. Adesso sì. E quindi siamo pienamente nel Abbiamo un dettaglio. problema, scusami. Sì. Abbiamo un problema? Sì, c'è un. Chi è che ha condiviso il video? Per favore. Non si può impedire, sì, si può. Sì. Allora, Luigi Fassina ha condiviso il video. Non riesco a levarlo. Un attimo solo, cortesemente, ma Prova a dovrei vedere se avere poi tu. l'intenzione di... Sì, ho fatto lui. Grazie Luigi. Nulla, quindi concludo brevemente. Siccome questo è il tema anche per noi, abbiamo scelto di iniziare questo corso proprio dalla scuola, dal soggetto più messo in crisi dalla pandemia e dalla necessità di farvi fronte. Lo faremo con il professor Ivo Lizzola, che ha un lungo trascorso da insegnante prima di poi di andare a insegnare pedagogia sociale con particolari riferimenti ai temi della marginalità, e con la nostra Marika Mereghetti, anche lei Che prima era abituata con la un lungo trascorso nella scuola. Quindi lascio direttamente a questo punto la parola a Marika, raccomandandovi di chiudere. Nel caso non stiate partecipando con un vostro intervento il microfono per evitare ritorni e se non volete essere naturalmente ripresi in video, perché poi questa lezione sarà registrata e condivisa successivamente, se non volete essere ripresi in video, di chiudere anche la telecamera e di farci sapere se avete qualche problema in merito alla privacy. Grazie a tutti e buon corso. Grazie Luca. Beh, innanzitutto buongiorno in una modalità che ricorda tanto la modalità delle classi
negli ultimi mesi e non è stata una modalità facile per nessuno, anche laddove sia riuscita. Non è stata una modalità facile perché l'insegnamento o comunque il rapporto educativo è un rapporto di corpi, è inutile. E i corpi sono immediatamente in campo a scuola, già dall'asilo. Come si fa a insegnare a un bambino di prima elementare a scrivere senza essere lì col suo corpo? Come si fa a consolarlo quando non riesce? Dobbiamo consolarli a distanza, è quello che sta avvenendo, è questo. Un amico insegnante disperato in chat mi scrive: ma quando Maria si mette a piangere e io non la posso abbracciare, che cosa faccio? Uso un oggetto transizionale? Ma l'oggetto transizionale se lo deve portare da casa, non può essere l'orsacchiotto che teniamo tutti insieme perché c'è il virus. C'è anche una parte dell'insegnamento in cui il corpo diventa teatro, potrei dire. Lo facciamo, usiamo la voce, usiamo il corpo, usiamo la mimica. E la stessa cosa fanno i ragazzi, usano la mimica. Lo vediamo quando perdono l'attenzione. La distanza inficia tutto questo. È successa una cosa settimana scorsa. Uno dei miei ragazzi, vi assicuro, uno di quelli che se lo trovate in giro al parchetto di sera, insomma, qualche dubbio ce l'avete su quello che fa la sera al parchetto, con gli occhi lucidi mi ha detto: no, io non ce la posso fare perché a distanza non è scuola e a distanza io vengo bocciato. Io vengo bocciato, sono stato bocciato a distanza, non ce la faccio, non ci sono, non è cosa. Parto da una storia vera, quella che mi è successa la scorsa settimana, perché poi sono le storie vere quelle che sono in discussione. Certo, il virus ha svelato tutti i difetti della scuola, che sono lunghi, che sono antichi, le debolezze, le incurie, le contraddizioni, la mancanza di denaro, di finanziamento. Ha svelato le difficoltà di noi adulti, insegnanti, genitori, perché o la scuola è tutti insieme, famiglie e genitori, o i ragazzi, o la scuola non è. Tutte queste fragilità e insieme il grande problema, il grosso problema della scommessa sul futuro. Non si può retrocedere sulla scuola, perché retrocedere sulla scuola vuol dire mancare la promessa sul futuro, e la promessa è uno degli argomenti che il professore nel libro che abbiamo scelto pone il tema della promessa come una delle dimensioni dell'educazione. Partirei da questo discorso, perché una promessa è un mandarsi oltre, mandarsi avanti, ed è una promessa che, mi permetto di dire, lo metto tra parentesi e poi riprendo, è anche economica. Non possiamo togliere la scuola, li stiamo già indebitando per tutto il prossimo futuro. Se gli togliamo anche la scuola, ma chi siamo stati? Cosa siamo stati soprattutto? Gli lasciamo debiti senza lasciargli gli strumenti, non solo economici, ma di formazione della personalità. E quindi questa è la prima questione. Il libro che abbiamo scelto è Condividere la vita, legami, cura, educazione. Quindi non il solito discorso sull'istruzione, oserei dire. Poi nel seguito farò un paio di citazioni, perché sono proprio belli. La scuola si nasconde spesso dietro l'applicazione di protocolli, nel tentativo di predisporre il più possibile pratiche che diventano sostanzialmente pratiche burocratiche.
non tutti gli insegnanti, certo, ci sono anche insegnanti favolosi, ma a volte sembra che ci sia, siano come delle testimonianze per dire, beh, qualche cosa funziona, ma è nell'insieme che tutto diventa farraginoso. Le famiglie sono diventate tante, sono diverse, sono frammentate, sono sradicate, confuse, sempre più spesso povere. Parentesi, uno dei motivi per cui in Gran Bretagna stanno tenendo le scuole aperte è che circa il 20% dei ragazzi mangia solo a scuola. In Gran Bretagna. In Gran Bretagna. Sono povere, non hanno gli strumenti, spesso, o sono confuse, non che manchino alla funzione educativa, ma hanno una funzione educativa confusa. Gli insegnanti precarizzati, adesso siamo entrati poi nel doppio delirio del famoso concorsone, in cui bisognava andare a scuola a fare il concorso, lasciando i ragazzi a casa, con gente che non ha potuto partecipare perché nel frattempo si è ammalata. Ma la precarizzazione significa non puntare fino in fondo su un progetto di vita, compreso un progetto di insegnamento. Hanno una perdita di ruolo sociale, inevitabilmente. Molto spesso sono arresi. A volte non credono più in quello che fanno, se mai l'hanno creduto. E i ragazzi sono sempre più fragili. Stanno perdendo pezzi troppo importanti della loro vita in questo momento. E al di là di quelle che sono le condanne dolorose che si sente da parte degli adulti, ma sono in giro senza mascherina. Sì, ma quello è bisogno di vita. E se non ce l'hanno loro, chi lo deve avere? Non è nient'altro che bisogno, desiderio di vita. Non è mancanza di educazione, sono stati fin troppo bravi. Sono stati fin troppo bravi. Sono stati da marzo fino a maggio chiusi. Chiusi. Senza rapporti. Senza corpi. E questo è dolorosissimo. Allora, proprio partendo da uno dei punti del manifesto di cui si parlava prima, voi avete giustamente scritto che la scuola è presenza fisica e la scuola è incontro, che la DAD non è vera scuola e che l'isolamento e la distanza sono una condizione pericolosa. Partirei da qui. Cioè dall'emergente, e poi farei un percorso all'indietro, ma insieme in avanti, su cosa sono la cura, i legami, e cosa sono i legami e cos'è l'educazione. Prego, professore. Grazie, grazie Marika per questa riflessione articolata e approfondita. Grazie a Luca. E grazie a Silvia per l'invito affettuoso che mi hanno rivolto. È pieno di fiducia. E grazie a voi che ascoltate e grazie quando interverrete per porre le vostre riflessioni. Parlava della promessa, Marika, della promessa degli adulti. Perché bisogna tenere le scuole aperte, perché gli adulti abbiano un luogo nel quale ritrovarsi e ritrovare la capacità e alcuni tratteggi di promessa, all'interno dei quali ospitare nei tratteggi di promessa, all'interno dei quali ospitare i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti che crescono e che cercano, e che per definire loro stessi l'itinerario di ciò che stanno diventando, hanno bisogno di confrontarlo, di sentirlo dentro una impegnativa promessa adulta. Quando Marika diceva di questa confusione educativa,
di questo essere entrati in una indeterminatezza di valori, di attese di futuro, di progetti. E segnalava proprio la questione centrale: come fa una scuola a reggere senza che una comunità di donne e di uomini condivida anche conflittualmente, condivida dialetticamente nella ricerca, nelle differenziazioni, una forte tensione di futuro nella quale gioca se stessa questa comunità di adulti, nella quale ogni donna e ogni uomo giocano se stessi. La parola promessa che usava Marika è molto impegnativa. Quando noi promettiamo, non promettiamo soltanto la cosa che promettiamo, noi promettiamo noi stessi. Noi ci poniamo come, con tutta la nostra fragilità, come garanti di quella promessa, non garanti del fatto che verrà raggiunta, ma garanti del fatto che noi ci saremo in quel tentativo di perseguire una promessa di una realtà buona e giusta tra noi. Ci saremo con tutto il nostro limite. E della promessa gli adulti hanno bisogno. Della promessa hanno bisogno per credere. Hanno bisogno per reggere il loro limite e per superarlo in una capacità di destinazione, di dedizione, che solo gli occhi dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti, quegli occhi esigenti, di quei corpi esigenti di fronte a loro, possono coltivare negli adulti. Per quello ci vuole la presenza, per riattivare la possibilità e il dovere della promessa tra gli adulti, che si incontrino attorno a quelle tensioni, a quei timori di crescere che manifestano i bambini e i bambini sempre a scuola o nei luoghi educativi. Hanno bisogno della scuola gli adulti per fare gli adulti. Vedete, proprio durante il corso del primo della prima parte dell'anno, che era il secondo semestre dell'anno accademico scorso, con i miei studenti avevamo fatto un lavoro proprio sulla figura adulta, e poi c'era capitato di farlo durante il lockdown durissimo e di farlo a Bergamo. Io abito ad Alzano Lombardo. C'erano 6 morti al giorno. Io sentivo gli uccellini dei giardini dei vicini, le ambulanze, le campane morto tutti i giorni, e facevo lezione ai miei studenti. E il primo quarto d'ora di lezione era fatto di racconti, di sfoghi, di ansie, di raccolta delle angosce e anche di raccolta dei racconti incredibili della generosità di questi giovani uomini e giovani donne, che sentendosi un po' più protetti facevano i tessitori attenti di quotidianità, di speranze e anche di sostegni nella desiderabilità di svegliarsi ancora domani per tantissimi anziani dei loro condomini e dei nostri paesi. Una cosa incredibile, bellissima. E con loro dicevamo, appunto, chi è l'adulto? E uno dei tratti forti che abbiamo messo a fuoco insieme è stato proprio questo: l'adulto è colui che cura il futuro degli altri. Perché finché uno cura il futuro proprio, il proprio progetto, è tutto sommato un adolescente. Un adolescente è giusto che si misuri, provi a immaginarsi nel suo futuro, faccia le messe alla prova per il futuro e sia concentrato su questo. Poi gli altri sono decisivi anche per gli adolescenti, certo, ma uno si accorge di essere diventato adulto quando ciò che fa ha dentro questa componente di cura del futuro d'altri. Da questo punto di vista, fare l'educatore, fare l'insegnante è per forza vivere la propria adultità di uomo, di donna, guardandola negli occhi, con una generosità, Francesco, il Papa, direbbe, con la capacità di desbordare, di traboccare oltre, no? Con una capacità di generosità e di dedizione. Di cui mi ha parlato, per esempio, Agnese Moro quando parlava degli ultimi mesi di vita di suo padre.
diceva, la grande preoccupazione di mio papà Aldo era di provare a pulire il futuro per i giovani e per i ragazzi. La scuola a questo serve, non a inserire nel presente o nel mercato del lavoro. Questa è la scuola triste, grigia e imbastardita nel senso della sua origine degli ultimi decenni. La scuola, soprattutto oggi, in questo incredibile tempo d'esodo che era già cominciato prima della pandemia e che adesso la pandemia ha svelato in tutta la forza di necessità di inizio, di risignificazione, di ripensamento profondo. La scuola è il luogo del ripensamento profondo, in cui avvengono le consegne delle generazioni adulte alle generazioni che crescono. Le generazioni adulte non potranno che andare a cercare nei patrimoni conoscitivi, nei linguaggi, nelle tecniche, nei grandi serbatoi culturali, ciò che può essere carico di futuro. Sono i sogni interrotti? Le potenzialità di nuova responsabilità e giustizia? Non so se qualcuno ha letto Ernest Bloch, Il sogno ad occhi aperti, o Il mancante dell'esperienza di Walter Benjamin, per esempio. Sì, gli adulti e gli anziani consegna l'esperienza, ma non come un pieno, non come un monumento. Dice, sono pagine bellissime appunto di Walter Benjamin, consegnano l'esperienza perché l'esperienza è sempre in parte mancata, è aperta, porta dentro delle attese incompiute che vanno riprese in mano e poi reinterpretate e ripurificate, non bisogna prenderle nella stessa forma di un tempo. No, vanno riprese in mano e rinnovate. La scuola deve fare questo. È sempre sfasata la scuola. E per gli adulti è il compito di andare a setacciare nel senso della consegna e del lascito, le culture, i saperi, i patrimoni anche delle tecniche e delle possibilità. Oggi non può che essere così. È per questo che affatica e è molto affaticata la scuola in questo 2020. È stata affaticatissima, perché in alcuni casi è riuscita a essere questo, in altri casi no. A Villa del Me, che è un paese all'inizio del Val Brembana, leggermente meno toccato dalla quantità di morti rispetto alla Val Seriana, tra marzo e maggio, le terze medie, in alleanza con la protezione civile, i genitori e con insegnanti meravigliosi, una dirigente fantastica, tenevano le reti di relazione distribuendosi i gruppi di persone sole nel paese in lockdown, per farsi vivi uno ad uno a loro tutti i giorni, raccogliendo ansie e racconti che venivano riconsegnati durante le lezioni a distanza la mattina dopo. E con insegnanti che assistevano insieme in compresenza, avevano rivoluzionato tutto l'orario, il modo di... e recuperavano dalle prospettive singole disciplinari i racconti raccolti e facevano diventare questi materiali di vita un po' angosciata, nostalgica, ricca di consegne, oggetti da cui partire per l'iniziativa dello studio, per la scelta dei materiali disciplinari da proporre su cui lavorare con gli allievi. Questa è scuola. Questa è una cosa meravigliosa, ha permesso la tenuta della comunità nella relazione tra le generazioni. Non c'è stato bisogno di fare miracoli. C'è stato bisogno di richiamarsi reciprocamente in presenza. Lì la scuola non è mai stata così in presenza delle vite dei suoi allievi, delle famiglie dei suoi allievi, ma anche delle vite dei suoi insegnanti e poi delle vite della comunità. Era educazione civica, no? Più di così. Era relazione intergenerazionale, era un servizio, era apprendimento-servizio, potremmo dire. Che strana forma. Un apprendimento-servizio, stando a casa e collegandosi con. E poi c'erano 4-5 i più bravi che dovevano stare attenti a come stavano partecipando i compagni di classe che portano delle fragilità tutte particolari. E c'erano le visite rituali reciproche a casa loro, no? Con la protezione civile che guardava
se erano tutti bardati giusti e se tutte le tecniche della protezione erano applicate, perché tutti collaboravano a questa cosa. La protezione civile, i vigili, tutti collaboravano a questo, a ricostruire le trame delle comunità attorno alla scuola. Quando prima Marika diceva la scuola ha dentro delle storie vere, può avere dentro delle storie vere. Ecco, quando lei ha detto questo mi è venuto in mente subito questo esempio qui. Ho detto, devo raccontarlo oggi. Perché appunto la scuola è storia di comunità, è storia locale subito interconnessa alla storia del mondo. Dire storia locale, per intenderci, è come dire appunto Barbiana, era una storia locale, no? Localissima, sperduta nei monti, che fai una fatica anche andare su a piedi anche oggi, eppure era una storia locale collegata alla storia del mondo, subito, subito. La scuola permette questo. La scuola permette questo. All'inizio di ogni lezione, ognuno a scuola dovrebbe dire delle informazioni importanti della vita, del mondo e della comunità che ha colto il giorno prima. Io lo faccio regolarmente durante tutte le mie lezioni, anche a distanza adesso. E vengo a conoscere delle cose che non, a cui non ero stato attento io, perché poi quando si mettono i giovani si scatenano, vanno a trovare dei siti di buone informazioni, di delle informazioni delle vite nascoste e che continuano a resistere e provano generazioni nuove. È importante farli sentire dentro il nascente, gli studenti e le studentesse, farli sentire dentro il nascente e darglielo in mano e dargli il compito di farlo nascere ancora. La scuola deve essere esigente da questo punto di vista, molto esigente. Lo è poco una storia che non diventa una storia presa in mano da tutti quelli che compongono questa avventura. Ecco, allora torniamo alla promessa, appunto, perché è lì la chiave di volta di tutto. La promessa è che, uso un'immagine di Franca Olivetti Manukian, che credo alcuni di voi conoscano, questa grande psicosociologa, adesso anziana, quasi ottantenne, che è stata maestra di tanti di noi. Franca Olivetti Manukian, su Animazione Sociale, scriveva 2 mesi fa che abbiamo avuto la sensazione nei mesi scorsi di tenere il mondo in mano e che questo mondo fragilissimo si appoggiasse sulle nostre mani fragilissime. Anche le mani dei super tecnici, super esperti delle terapie intensive, ho molti amici intensivisti, si sono sentiti fragilissimi, sopraffatti, e hanno scoperto che la vita non potevano che tenerla sul palmo della mano, piano, e qualche volta non reggeva la vita e poteva contare su quell'ultima carezza lì. Ecco, abbiamo sentito che tenevamo in mano la vita gli uni degli altri, nelle mani gli uni degli altri. E abbiamo fatto l'esperienza che è l'esatto opposto del tenere in pugno la vita, del tenere in pugno il mondo. Tenere il mondo in mano è diverso che provare a tenerlo in pugno. Quando noi facciamo una scuola del controllo, che fornisce categorie, linguaggi, tecniche, per prendere il mondo in mano e farlo obbedire ai propri desideri e farlo rientrare nelle proprie progettualità efficaci, nelle proprie logiche utilitaristiche, nelle rassegnazioni alle selezioni, nelle giustificazioni delle selezioni, della cultura del merito e del successo e dell'eccellenza. Accidenti! Quando noi facciamo scuola così, diamo l'illusione che la vita e il mondo si possano tenere in pugno. Prima ancora di fare altri ragionamenti sui temi della giustizia sociale, che pure dobbiamo fare, diamo una grande illusione antropologica, che il nostro pensiero, costruito a scuola, ci permette di tenere in pugno la vita. Per esempio, di impedirci di sentire le paure,
la sofferenza, di vincere comunque la malattia e il dolore. Poi appunto anche di giustificare l'ingiustizia, la disequità, la selezione e l'esclusione. È un'illusione antropologica. I mesi scorsi e questi mesi che continuiamo a vivere hanno tolto il velo. Cosa resta? Resta la possibilità di un pensare che si fa presso le cose, di un pensare per un agire di prossimità, della necessità di tenere la vita come responsabile cura in mano e di consegnare tutti gli sforzi che la storia dell'umanità, le culture, le grandi tradizioni religiose, l'ottimo pensiero laico, appunto citavo Bloch, no? Ma potremmo citare Arendt, altri, no? E tutto quanto l'umano ha provato a sperimentare per reggere tutto questo. Tutto quanto l'umano ha sperimentato per reggere, per esempio, il conflitto. E allora parliamo della giustizia di transizione, parliamo di Mandela. Parliamo di quell'incredibile esperienza del Tribunale per la Verità e la Riconciliazione, la Commissione del Sudafrica, perché queste cose tengono dentro la promessa. Non illusoria, è la promessa dei grandi racconti. Prima di andare a scuola, quando ero piccolo, 9 anni, no? Stavo studiando a scuola, ero in quinta. Stavo studiando, ovviamente, primo dopoguerra, quinta, no? Primo dopoguerra, biennio rosso. Ripetevo sempre, fuori, nella cascina, all'esterno, prima di andare a scuola di corsa, col pezzo di legno per la stufa, no? Ripetevo le lezioni a mia nonna, che era già al lavatoio lì di fuori, tutte le mattine, con le tabelline, quel giorno lì le dico il biennio rosso, no? E lei si è messa a raccontare del biennio bianco, perché a Bergamo il biennio era, aveva visto il protagonista delle leghe bianche, quelle radicali di Cocchi, le miglioline, no? E aveva occupato le fabbriche, no? Per la compartecipazione agli utili, perché c'era un progetto diverso del leghismo bianco rispetto a quello rosso. E ne parlavo con una passione incredibile. Io avevo fretta di andare a scuola. E mi diceva una cosa strana che non corrispondeva a quelle che avevo studiato. E poi ho detto, ma nonna, scusa, perché mi dici le cose con questo entusiasmo e la luce negli occhi? Che poi siete stati sconfitti. È arrivato il fascismo. No? Tutti capite che sono stati uccisi o sono dovuti scappare in Francia, qui a Bergamo, no? All'Argenteuil si parla ancora al bergamasco dell'inizio del Novecento. Anche oggi sono i nipoti dei nipoti. E gli dicevo così. E lei mi ha guardato come se avesse il nipote più stupido del mondo. Aveva abbastanza ragione, perché non avevo capito. E mi diceva, sconfitti? Ma cosa c'entra? Interessante, eh? A scuola avremmo fatto le descrizioni di quello che non poteva che succedere nella storia. Mia nonna mi stava raccontando l'esperienza di donne che hanno occupato le fabbriche a cui gli uomini portavano da mangiare dalle campagne, che hanno avuto un incredibile brivido e capacità di immaginare e di realizzare per un breve passaggio un sistema di diritto, di giustizia e di sogno di dignità del lavoro. Questo mi stava consegnando. La promessa, appunto, la promessa. Non l'analisi storica, quella anche importante, ma la cosa più importante è cosa ci racconta quel passaggio storico lì, dell'umano. Che promessa contiene? Che compito me ne viene? Io credo che quel racconto lì sia stato piuttosto importante come orientamento per la mia vita successiva. Per il fatto che noi ci incontriamo oggi. Riprendo. Riprendo con una citazione dal testo. Ci sono insegnanti che si concentrano quasi solo sulle didattiche, quello che stava dicendo ora, e quando insegnano continuano a incontrare le loro didattiche e non incontrano mai i bambini e le bambine. È un serio problema, perché quei bambini e quelle bambine restano da soli nel fare i conti con il loro senso di impotenza, con il brivido del non riuscire a capire. E restano da soli anche con le loro intuizioni meravigliose, delle quali quasi si pentono, per le quali si sentono in colpa. Non sanno a chi dedicarle. Trascurati, senza cura,
senza amore. Solo un bravo insegnante, una brava insegnante pienamente consapevole del suo lato mancante può incontrarli. È l'ampliamento di quello che stava dicendo lei. Poi a me invece vengono le storie brutte. Però le storie brutte vanno guardate perché ci indicano delle cose. Allora ve ne racconto una, cercherò di essere breve. Non dirò i nomi, non dirò le scuole, un po' per carità di patria e un po' perché non è corretto. Allora, parliamo di X. X ha 17 anni. Dirò dei tecnicismi, però è significativo di alcune questioni importanti. E a 8 mesi ha una macrocefalia. Compatibile, secondo un noto ospedale pediatrico italiano, uno dei più noti, con una alterazione di carattere cerebrale. Il bambino ha scarsi rapporti sociali, va a scuola e viene segnalato per difficoltà negli apprendimenti e incomincia il percorso con la neuropsichiatria infantile. Il percorso con la neuropsichiatria infantile, che dura come al solito un po' di tempo, dice disturbo dell'apprendimento. E va bene, è un disturbo dell'apprendimento. Poi si va avanti, si arriva alle scuole medie e si stabilisce che il bambino deve fare una psicoterapia perché è fissato sull'eccellenza scolastica. Lui deve avere tutti 10, continua a non avere rapporti sociali con gli altri. E facciamo anche la psicoterapia. Poi facciamo l'aggiornamento di diagnosi. Poi arriviamo alle scuole superiori. E alle scuole superiori accade quel piccolo trucchettino che spesso accade nelle superiori. Va bene, c'è una diagnosi, ci sono difficoltà, siamo obbligati a fare quello che la legge ci dice perché non potremmo fare altrimenti. Quindi la legge come motivazione burocratica all'azione e non come motivazione pedagogica all'agire, ma cosa che accade spesso soprattutto nelle scuole superiori di eccellenza, lo facciamo per i primi 2 anni dell'obbligo scolastico. Poi sarà quel che sarà. Arriva il virus, didattica a distanza, non possiamo bocciarlo. Non possiamo, perché in didattica... Però gli diamo 2 materie. E però all'improvviso il ragazzino, come dire, incontra qualcuno che si mette a lavorare un po' con lui e dice ma... In tutto questo, ma siamo sicuri che lo sguardo è stato quello giusto? Beh, siamo arrivati alla fine. È un autismo ad alto funzionamento. Allora, la diagnosi di quando aveva 8 mesi era già lì a dirlo. Ma il problema non è la diagnosi, è quali sguardi su di lui? Qual è lo sguardo che noi abbiamo sui ragazzi? Il problema è quello burocratico, non vi dico il delirio post, perché il delirio post è la referente che fa saltare 3 incontri con la neuropsichiatra, alla salute del rapporto tra scuola, territorio, presidi sanitari, famiglia, eccetera, eccetera. E quasi con liberazione, ah sì sì, ma gli facciamo il PEI, gli facciamo un bel PEI, però non chiedeteci gli obiettivi minimi perché in un liceo gli obiettivi minimi sono alti. In tutto questo la domanda è che adulti, quale sguardo pedagogico? Perché non è solo una questione di diagnosi, la risolveremmo velocemente. Il problema è io sono occupato solo in una didattica, sono occupato solo nella formulazione di percorsi burocratici,
E devo dire anche che la legge, sia quelle, come dire, sui bisogni educativi speciali, che quelle sulla disabilità, non sono così cieche. Non sono così cieche, non sono leggi burocratiche. Sono idee di un progetto, non solo di una promessa, questa volta di un progetto. Eppure siamo a questo. E allora come facciamo a cambiarla la modalità? Verrebbe da dire. E gliela butto, gliela butto e poi dopo faccio un'altra citazione però. Esigente stamattina, Marika, molto esigente. grazie infinite di questo racconto anche. Sì, a volte le leggi richiamerebbero una capacità di interpretazione, di originalità, di apertura di processi, da tenere poi vegliati e riprogettati in corso d'opera. E invece l'abitudine a non agire burocratico, la paura di entrare in questi percorsi di tante donne e uomini che fanno gli insegnanti o i dirigenti scolastici o i genitori, impedisce di osare queste storie. E la scuola diventa una ripetizione di pratiche e di procedure, non l'apertura di storie significative. Io ricordo ancora quando avevo i miei figli alle elementari che facevano la differenza tra un insegnante e l'altra, tra una maestra e l'altra, classificando appunto le maestre che ti guardano e quelle che non ti guardano. Qualche volta però, finezza dei bambini un po' grandicelli, cercandone anche il perché, deve essere molto preoccupata. Chissà se qualcuno è malato a casa della maestra Maria. Perché non ci guarda. E poi ricordo da più grande mio figlio maschio, il secondogenito, che era un po' più disgraziato della figlia, della primogenita di Irene Giordano, che a un certo punto, quando io mi sono scocciato di vedere corrette le cose, corrette e non corrette le cose, evidentemente sbagliate nei lavori che portava a casa, ho detto, domani vado a parlare con la tua insegnante. E lui ha detto, no, papà, ci abbiamo già provato a noi, no? E sai, ci sono degli insegnanti che sono una prova della vita, no? E quindi questa insegnante, da prova della vita, bisognava accettarla così com'era, no? Chissà che problemi ha, no? E avevano messo in atto una specie di cooperazione tra loro per correggersi, per aiutarsi, per sostenersi. È interessante questa idea di una scuola come comunità di vita nella quale sono presenti anche le prove della vita. Tutti noi abbiamo avuto insegnanti prove della vita. Noi, i bravi dirigenti, li distribuiscono equamente nei consigli di classe dopo, perché se te ne concesse, tutti si concentrano nello stesso consiglio. Però appunto la grande questione è quella dello sguardo. Ha ragione Marika, il problema è tu corrispondi allo sguardo di ritorno dei tuoi allievi, delle tue allieve, di quei preadolescenti, di quelle preadolescenti. Tu corrispondi, tu lo cogli lo sguardo di ritorno. Perché tu misuri la capacità della tua entrata in relazione, della tua proposta, non con la prima proposta che fai in classe, ma con la sua ripresa a partire dallo sguardo di ritorno. Ma se non sei mai attento allo sguardo di ritorno, potremmo dire non c'è mai connessione. E tu viaggi per i fatti tuoi, qualcuno ti viene dietro, no? E perdi gli altri. Come dire che per legittima difesa trovano altre occupazioni durante il tempo scolastico e durante le lezioni, no? Sotto il banco, no? O nella loro fantasia, no? E non si comunica.
Cioè, come si fa oggi a fare scuola? In questo tempo? Senza riorganizzare e ripensare tutto? E in modo da riuscire a essere capaci di incrociare tutta una serie di temi che in genere la scuola fa fatica a incrociare. Quando, insegnando, una mia studentessa è morta di leucemia, è stato difficilissimo con i colleghi e anche con i genitori pensare alle modalità per offrire la scuola come luogo in cui accogliere lo smarrimento profondo e provare ad offrire senza troppa forza, aspettando il momento giusto di una domanda, di una narrazione, offrendo alcuni strumenti, alcuni materiali che facessero da intercapedine e permettessero di dare figura e parola a quello che si viveva nel momento della necessità di elaborare il lutto, un'assenza o una presenza in altro modo nelle vite dei nostri allievi e delle nostre allieve. Non è stato semplice. Si diceva la scuola ha diritto di fare questo? È una cosa che deve fare la famiglia, come se la famiglia fosse il luogo adatto. Cioè, un adolescente, un preadolescente che vive una roba del genere, l'ultimo luogo in cui ne parla è la famiglia, perché sente minacciata proprio la famiglia, gli affetti più cari, della possibilità della morte. Per cui lì non lo fa. E sì, poi c'è i luoghi soliti, che l'oratorio, gli scout. Sì, ma lì loro sanno già cosa si dice. La scuola si è tutti diversi. Quello che si potrebbe dire lì, usando della letteratura, delle letterature straniere, di alcuni elementi della storia, della geografia usata anche in modo un po' antropologico, andando a recuperare, potrebbe diventare quel modo che permette di elaborare e di confrontare prospettive diverse, che diventano preziose, vengono ascoltate. È successo questo, che alcune proposte disciplinari sono diventate, hanno recuperato in dignità perché riuscivano a permettere di dire e di ospitare. La morte, la paura, lo smarrimento. Alcuni adulti sono tornati a essere credibili perché con delicatezza, aspettando i momenti opportuni, senza imporre spiegazioni, appunto, non pretendevano di dare spiegazioni, ma offrivano dei luoghi, dei cerchi nei quali raccogliere, narrare, cercare insieme, rielaborare le domande, vedere i sensi diversi che si potevano dare, che ognuno portava con le sue tradizioni religiose, per esempio, o culturali. E questo è il superamento del didatticismo. In questo ci stanno anche delle scoperte incredibili. E per esempio, delle scoperte di possibile abitabilità di questo luogo anche da parte di chi porta quelle che sembrano essere delle sfide, degli svantaggi grandi e che chiedono interventi didattici specialistici. Per, voglio dire, la pedagogia speciale per la disabilità è un ambito preziosissimo, ok? E ci sono persone bravissime, adesso citiamo chi, Canevaro e tutta la sua schiera di allievi, non so, no, e ci sono persone veramente brave, no? Però il rischio grande è quello di rifugiarsi in un didatticismo tutto abilitante, cioè la disabilità dobbiamo riabilitare, no? E non scopriamo invece che dentro una rete di relazioni e di esposizioni reciproche ci si può davvero scoprire in capacità comunicative e in giochi di un dare e avere ricchissimi. Ricchissimi. Abbiamo fatto un lavoro sulle sinestesie con un mio allievo cieco. Dopo aver giocato a torball col collega di educazione fisica, tutti bendati, andando a sbattere gli uni contro gli altri, e ovviamente l'unico che se la cavava era lui, e dava i consigli su come sentire i fruscii, i corpi, le sensazioni, un sentire più profondo. E siccome ci faceva sentire, ci faceva vedere sentendo, poi il lavoro sulle sinestesie è stato fantastico. Abbiamo costruito delle poesie. E Raimondo,
il mio allievo cieco, ha fatto una poesia sul pozzo dei colori, perché i suoi compagni hanno inventato i modi, rotolandolo per terra, facendogli sentire le cose, le musiche, ma anche le rugosità, facendogli percepire i colori attraverso gli altri sensi. Cioè, a scuola captano cose così. Poi certo, bisognava non bastava la scuola, si è dovuti andare nel prato e a vedere i muri delle case vicine, un po' diroccate, vicine alla scuola per fare tutte queste cose, no? Con genitori un po' preoccupati che ci vedevano andare in giro e toccare le cose e raccogliere sassi. Ma... E io a spiegare, stiamo facendo poesia, no? Succede quando i corpi riescono a entrare in contatto tra loro e appunto e Raimondo Cecco conduce la danza. No? E io ero stupito di questa, li lasciavo fare. Cioè l'insegnante non è che deve essere preso dall'ansia di organizzare, di fare, di proporre. Sempre e comunque. Calma, calma. Bisogna far avvenire le cose. Lasciarle un po' avvenire e poi coltivarle e poi riprovocarle e poi chiedere un altro punto di vista, un'altra dimensione di esperienza. Allora ci sta anche la morte, allora ci sta la fragilità, allora ci sta la danza, allora ci sta il limite del corpo, allora ci sta la libertà e la responsabilità, gli uni nei confronti degli altri. Raimondo usava una vecchia macchina Braille, perché allora non c'erano ancora i computer di adesso, non rumorosi, per realizzare in Braille i testi. C'era questa macchina con le pressioni. Era come avere una... Io da piccolo abitavo vicino alla tessitura e sentivo tanto. Studiavo il pomeriggio con il rumore dei telai nelle orecchie. I miei studenti avevano questo rumore dei telai nelle orecchie tutte le mattine. Nessuno si è lamentato. Nessun genitore è venuto a dire che i suoi figli studiavano di meno perché c'era il rumore della macchina Braille di Raimondo. Adesso mi immagino dopo nell'esperienza con i miei figli, no, come sarebbe stato. Però ci stava anche questo, no? Nella scuola ci può stare questo. Chiuderei questo intervento riprendendo di Marika una cosa che mi ha colpito molto prima. In fondo Marika ci sollecitava a un fare scuola che riesce ad avere un andamento pendolare, o a meglio, a organizzare una specie di danza, di andata e ritorno, tra concentrazioni su oggetti di studio, di lavoro, no? E concentrazione su noi che stiamo prendendo in considerazione quegli oggetti. Studiare. E poi capire chi stiamo diventando mentre stiamo studiando, mentre ci stiamo confrontando, mentre stiamo ricercando insieme, no? Concentrarsi su di sé, concentrarsi sugli oggetti, una specie di respiro, no? Di ripresa continua. Questa è la conoscenza, eh? È la connaissance, come dicono i francesi. Connaissance, scritto in francese. Naissance, nascita. Co-nascita. La teoria della complessità è in una pillola. Noi nasciamo soggetti conoscenti, oggetto conosciuto insieme e nasciamo l'uno l'altro nel nostro scambio mentre conosciamo. È una conascita la conoscenza. Oggi è importante capire chi stiamo diventando presi dalle paure, dal senso di inadeguatezza del nostro pensare di fronte alle grandi sfide dell'oggi. Dobbiamo capire chi stiamo diventando mentre proviamo a conoscere il mondo. Studiamo storia, chi stiamo diventando? Le società umane, le culture, questa cosa l'hanno avuto nel cuore continuamente. Ci consegnano tutte le contraddizioni nelle quali rileggerci in questo momento di transizione per poter scegliere, insieme il cammino. Pensate come sarebbe importante, soprattutto oggi, che genitori adulti, adulti insegnanti, adulti dei luoghi rilevanti, educativi, sociali, istituzionali del territorio di quella scuola, si incontrino periodicamente, almeno una volta al mese, e riflettano su chi stanno diventando
e su cosa vogliono tenere fermo, lavorare bene dentro la vita dei loro territori e delle loro comunità, perché quella scuola si riconosca lì dentro, sia una scuola orientata a quegli impegni, a quelle speranze. Servirebbe così tanto la scuola per gli adulti. Allora, andando in maniera dialogica, queste ultime cose mi fanno venire in mente un altro modo per dirlo, che è il modo della mediazione. E provo a dirlo in questo modo, facendo, come dire, riferimento al fatto che i suoi riferimenti sono anche i miei, lei ha citato Ricoeur, Weil nel testo, autori tutti a me molto cari, avendo una formazione filosofica, e quelli sono stati, come dire, le guide. Però il rapporto educativo è un rapporto di mediazione costante. Io medio un oggetto, che è l'oggetto di un sapere, lo medio attraverso il mio corpo, che è in gioco inevitabilmente, e il corpo del mio allievo, che è in gioco. Ma in questa mediazione io medio un oggetto, medio un allievo e medio me stesso. Sono esattamente all'incrocio delle braccia di una croce, direbbe Lavine, un metaxu. Non sono in un altrove, non sono su una cattedra, verrebbe da dire. Sono nel punto dell'incrocio. Ma se sono lì e se sono una mediazione, mi viene da dire che la scuola non può che essere naturalmente democratica. Perché se la mediazione, cioè se la democrazia è la mediazione non solo degli interessi, ma degli ideali nel cercare di costruire un qualche cosa, una casa o un luogo, visto che le case forse le stiamo un po' perdendo da un certo punto di vista, in cui scommettere le identità per un futuro diverso, la scuola non può che essere automaticamente democratica. Ed è chiaro e evidente che far perdere finanziamento alla scuola, ma anche puntare su una scuola dove, come dire, le differenze economiche continuano a pesare, non va. Non va. E su cui forse ci stiamo perdendo. Ci stiamo perdendo anche su questo, perché ci sono le scuole di eccellenza, e provo a dirla con un po' di cattiveria. Io li farei girare gli insegnanti, perché chi inizia a insegnare in un liceo classico del centro dovrebbe andare in una bella scuola professionale di periferia, farsi 5 anni di corso. Lei giustamente ha detto prima, io vengo dalla scuola, anch'io ci sono entrata 6 anni, non so quando ne uscirò forse, ma al di là di quella che è una battuta, diciamo, facile, però è vero, sarebbe tanto importante leggere qualche post che è stato condiviso sul docente, e come solito taccio i nomi, della Bocconi, che dice con la didattica a distanza potreste invitare a far vedere i ragazzi. Sì, certo, potrei invitare, lui potrebbe invitare, che ha studenti che mediamente, come dire, hanno un portafoglio, non di competenze, ma un portafoglio proprio letteralmente, che permette tante iniziative, mentre invece non è sempre così. Non è sempre così. E quindi verrebbe da dire che forse politicamente bisogna rimettere la scuola al centro, perché sennò la perdita è quella del futuro, ma è quella del futuro vero, del futuro autentico. E mi zittisco e lascio la parola. Perfettamente d'accordo. Il senso del manifesto è anche
che anch'io ho firmato, io non firmo quasi mai i manifesti, poi Daniele De Novara mi ha fatto questa telefonata affettuosa e insistente e ho ceduto per senso di riconoscenza nei suoi confronti, che è stato molto bravo nel seguire alcune mie studentesse e in questi ultimi anni ci ha aiutato anche in alcuni progetti in carcere. Ecco, il senso è anche questo. Sì, è uno snodo decisivo per la democrazia. È uno snodo decisivo per la democrazia, ma appunto non per una sorta di insegnamento formale della democrazia, ma per una pratica profondamente democratica. Una forte pratica del riconoscimento, una forte pratica della cura responsabile, una forte pratica della trasformazione dei conflitti, del riconoscimento delle differenze. È strana la scuola. Penserebbe di proporre un patrimonio culturale e di inserire dentro una tradizione perché poi i ragazzi si inseriscano nel mercato del lavoro e nella società. Poteva andare bene quando ero piccoletto io, che sono andato a scuola perché c'è stata la riforma della scuola media unica obbligatoria. Io ero figlio di operai. Avrei fatto l'avviamento professionale alla fine delle elementari, subito. Si faceva così a Bergamo, perché c'era l'avviamento. In Calabria non c'era neanche l'avviamento, no? E invece è uscita la legge. Scuola media unica obbligatoria, 1° dicembre. Mio padre è venuto a casa in bicicletta e nella borsa ha messo una bottiglia di spumante. A casa mia lo spumante arrivava a Natale. Quell'anno gli è arrivato l'1 e il 25 di dicembre, due volte. Perché quella sera lì mio papà ha stappato lo spumante con me e mia sorella grande e mi ha detto: la mia generazione oggi vi regala la scuola. Operaio, bergamasco, con le tessere delle ACLI, della CIS, dell'Azione Cattolica e della DC. Fossimo nati a Reggio Emilia avrebbe avuto le altre tessere, quelle della CGL, del PC, no? Del PSI e dell'ARCI. No? Bellissimo, quella cosa lì io me la ricordo sempre. La mia generazione finalmente vi regala la scuola. E io mi sono sentito in debito. E siccome sono andato abbastanza benino a scuola, e poi mia mamma, d'accordo con gli insegnanti, mi ha iscritto al liceo scientifico che avevano appena aperto nella mia valle, mio papà assolutamente. No, dovevo fare le spere, diventare tornitore specializzato e prendere il suo posto nella Magrini, perché si faceva così allora. No, liceo scientifico. E mio papà si è arrabbiato tantissimo con la mia mamma, con gli insegnanti, ma ormai era fatta. E detto, vabbè, farà ingegneria. Poi mi sono iscritto a filosofia alla fine. Quando gliel'ho detto, ha pensato di buttarmi fuori casa. Ho detto, filosofi, si mangia? Eh? E cosa sai fare dopo? Guarda, se fai filosofia, vai a lavorare. Non ci siamo amati moltissimo, anche perché lui era assessore democristiano, io ero nel collettivo politico e stavo collaborando nella realizzazione dei primi corsi delle 150 ore con l'FLM di Bergamo, che era l'unica FLM d'Italia che aveva come segretario uno della FIM e non della FIOM, no? Noi siamo un po' originali a Bergamo. E avevo le 150 ore, non ci siamo amati molto, e ho lavorato tutti i 4 anni di filosofia. Dopo ho recuperato la grande fortuna che avevo avuto. Il mio padre è fantastico comunque, una persona lealissima e onesta. E, appunto, esperienza di democrazia. Vuol dire che se non attiviamo subito, scuole medie e scuole superiori, una rete diffusissima, per esempio, di esperienze di apprendimento servizio, in cui gli studenti delle scuole, anche degli istituti tecnici e professionali, diventano attivi nel prendere parola e iniziativa di servizio con le loro competenze in fieri dentro la vita sociale, sarà difficile far capire cos'è la democrazia e che il sapere è un dovere, è una responsabilità.
La cosa che mi ha fatto più arrabbiare di questo, l'ingiustizia di questo lockdown, una delle ingiustizie educative è stata che ha interrotto la prima esperienza in Lombardia, tanto la stavo accompagnando perché ci tenevo tanto, di un istituto professionale. Quelli che sono le ultime barriere, no? In cui si prova a prendere dentro qualche ragazzo buttato fuori da mille altre, lì tutto con un disagio, consumi, tutto là, no? Quell'istituto professionale lì, grazie a un dirigente fantastico e a insegnanti fantastici, tra cui alcuni miei collaboratori in università, stava realizzando un progetto di service learning, di apprendimento servizio, con una classe maschile e una femminile, dentro il carcere di Bergamo. Andavano a lavorare con le detenute e con i detenuti a partire dalle competenze di grafica per impaginare i giornali, no? Con i detenuti che stavano facendo questo laboratorio di scrittura e con le donne di creazione di modelli, no? Avevano, il Rotary Club aveva regalato un corso e dei macchinari alle donne della sezione femminile, che era una cosa fantastica. Questi adolescenti che diventavano protagonisti insegnavano e lavoravano insieme ad adulti in carcere, e quindi riflettendo sul senso del carcere, sul senso della pena, sul riscatto, sulla giustizia riparativa. Loro, microdelinquenti, un pochino spacciatori, sicuramente consumatori, no? Con un rapporto con le norme, con l'età e con gli adulti, tutti particolari. Cioè, immaginatevi che incrocio di potenzialità era un progetto di questo tipo. Eravamo su una frontiera della democrazia lì. C'era tutto, eh? La norma, il rapporto tra le generazioni, il diritto, la responsabilità civile, il dovere del sapere, l'attesa di persone portatrici di colpa e però nella capacità di rioffrire contributi alla società, e poi si poteva andare sulla Costituzione. Tutto questo. La scuola ha senso se fa queste cose. E poi sorprende gli insegnanti, perché mentre stavano facendo questa cosa si era messi anche a studiare informatica e si era messi anche a studiare con un po' più di serietà letteratura italiana, perché soprattutto non potevano fare la figura di scrivere delle lettere al direttore del carcere, poi al provveditore regionale, sgrammaticate, se le facevano correggere. E gli insegnanti erano sorpresissimi di questo nuovo interesse per letture e tutto, no? Certo che poi il ritorno anche sullo specifico scolastico è fortissimo. Cioè, c'erano questi studenti di un istituto professionale che andavano a casa a litigare con i genitori sul senso della pena, perché i genitori ovviamente, come loro stessi, continuavano a dire bisogna cacciarli dentro e buttar via la chiave, e loro andavano a dire no, guarda che no, non è proprio così, no? E ci raccontavano di queste litigate che facevano a cena con i genitori, no? Sui temi della giustizia. Poi era un periodo in cui sui temi della giustizia entravano dentro con gli scarponi molti politici di primissimo piano, no? Sì. Allora, la mediazione, appunto, non ha niente di conciliante, di armonizzante. Il dialogo scolastico non è far arrivare tutti a omogeneamente condividere la stessa cultura, lo stesso patrimonio, perché in queste classi c'erano cristiano cattolici alla bergamasca, musulmani, non credenti, e di tutto c'era, che lavoravano a partire dal di tutto sul tema della giustizia e sul rapporto tra giovani e adulti, tra maschi e femmine, anche perché poi questo tema è delicatissimo, poi, no? In carcere, figuriamoci. E alla fine, dentro l'agorà scolastica, la cosa importante era che tutti si fossero riposizionati, riconoscendo l'altro, superando elementi di pregiudizio e di rigidità mentale, una frequentazione delle proprie culture di provenienza rigida e fondamentalista, no? La scuola è lo strumento più importante contro il fondamentalismo. Dipende da come la fai. Se la fai con la laicità alla francese, no. Se la fai come agora, di un confronto e di una ricerca seria, probabilmente sì. Allora,
L'importante è che alla fine tutti si siano ridislocati, riscoperti in rapporto gli uni agli altri, abbiamo messo in movimento i loro pensieri e le loro responsabilità. Questa è democrazia. Non è democratica una scuola che fornisce una cultura a cui adeguarsi. È democratica una scuola come comunità di ricerca, come ha insegnato e ha ricercato Fulvio Manara, mio collega, grande pedagogista, studioso di Gandhi, che è morto purtroppo 2 anni fa. Una comunità di ricerca, una comunità di futuro. Questa è la democrazia, questa è la vera mediazione. Ci vogliono insegnanti particolari. Ci vogliono insegnanti particolari, perché poi... Sì, io sono d'accordo, Marica, quello che dicevi, nei corsi di formazione per insegnanti li mandiamo sulla frontiera per un paio d'anni. Io li manderei nella scuola in carcere e nella scuola in ospedale, subito. Ho detto alla mia dirigente qui dell'ufficio scolastico, ma così mi ha fatto un sorrisino compiacente, così. No, perché certe cose le capisci solo lì, quando le biografie sono così spezzate e segnate che la scuola deve riconsegnare il suo senso. La relazione, le discipline devono riconquistare il loro senso in una ricerca impegnativa e vera, concreta. E faccio tempo a fare un piccolo raccontino, lo rimando dopo. Cosa dici, Maria? No, prego. Perché quando hai detto mediazione, tu sai che hai letto alcune cose, mi sto occupando da molti anni di giustizia riparativa, sì. E da molti di più ancora di carcere, dagli anni 90, da quando ero ancora al liceo e portavo i miei studenti del liceo sistematicamente a far gruppi con i detenuti. Adesso continuo a farlo da 20 anni con i miei studenti universitari, diventa una cosa anche più impegnativa, perché giovani uomini e giovani donne che incontrano i giovani adulti della sezione di San Vittore danno origine a dei percorsi belli, esigenti e duri, reciprocamente esigenti e duri, no? Ma appunto mi occupo un po' di questa cosa e stiamo collaborando a un grosso lavoro a Como, tra l'altro a Como, in questi anni, no? Infatti conoscevo Don Roberto Malgesini, persona meravigliosa, meravigliosa. E stiamo lavorando anche con le scuole di Como. E lì mi è capitato di lavorare con alcuni consigli di classe di una scuola molto problematica di periferia, che si trovano a gestire delle durezze nei confronti e delle disaffezioni alla scuola profonde, tra gli allievi, le allieve e le loro famiglie. E mi raccontavano un fatto molto interessante. Durante una lezione di educazione civica, un allievo esasperato, un po' bullizzato, preso in giro dalla più bravina della classe, danzante in cerchio mentre correvano, ha preso un manubrio e l'ha lanciato da questa compagna, mancandola, grazie a Dio, e però andando a infrangere quello specchio che c'era dietro l'asse per fare gli esercizi di ritmica, di ginnastica. 350 euro di danno, no? Uno spavento pazzesco, arriva l'insegnante, no? Cioè dall'altra parte della palestra, arriva lì, e fa due cose insolite, due esercizi decisivi per la convivenza e per la democrazia, potremmo dire, Marica, perché la democrazia, appunto, non è una tecnica, non è una procedura, quella è la democrazia che al massimo ha in mente Trump, no? Che può essere poi lavorata, smontata, provocata, no? Processata in tribunale. La democrazia è quella che diceva Sturzo, l'ultimo Sturzo, che poi non le ha azzeccate tutte l'ultimo Sturzo, qui, appoggiando una soluzione politica un po' strana. Però D'Anziano, quando torna da Londra, scrive alcune cose sulla democrazia dicendo che la democrazia ha bisogno di una spiritualità particolare, di una coltivazione, è un qualcosa che ha a che fare con l'interiorità delle persone, la traduco in laico. E secondo me aveva ragione Sturzo, non ha a che fare solo con norme esterne, ma qualcosa che ha a che fare con la coltivazione delle interiorità delle persone. Cosa fa quell'insegnante? Prima cosa, non si mette a urlare come un pazzo, perché già c'erano urla, spaventi, pianti, no?
chiede ai suoi studenti e alle sue studentesse di sedersi in cerchio. Prima cosa. Li fa sedere tutti in cerchio. Seconda cosa. Non chiede chi è stato. Era evidente. Si era spaventato del suo gesto quel ragazzo. Un ragazzo timido che poi si scatena dalla rabbia delle vessazioni subite. Era evidente che lui era lì in disparte, no? Nessuno attorno. Chiede cosa è successo. E lo fa dire uno ad uno, una ad una, a tutti, ad ognuno degli studenti e delle studentesse. E succede una cosa strana. Che è successo che Mario, stavamo correndo, no? E poi sì, lo stavamo canzonando, no? Con noi da un po' di tempo, ma siamo un po' scemi anche noi, continuiamo a dire che fa la cavalletta, così, no? E lui è sempre triste, lo prendiamo in giro, e anche la Maria ha fatto così, e Mario a un certo punto si è incazzato, ha preso il manubrio e l'ha tirato dietro, no? E poi è corso là subito dalla Maria perché aveva paura di averla presa. E l'altro dice, ma che cretini noi che da settimane insistiamo su sta roba, ho saputo ieri da mia mamma che la mamma di Mario non sta bene. E poi tocca a Mario e dice, mi scuso tantissimo. Non ci ho più visto, scusami tanto Maria, io ti voglio bene, non volevo farti male, no, assolutamente, però non ce la faccio proprio più. E Maria che si scusa. E chi prova a dare un po' di colpa, chi no. Alla fine del giro, non ce n'era uno che fosse innocente. Grande lezione. Non ce n'era uno che fosse innocente. Ok? Non ce n'era uno che non avesse nostalgia di recuperare la relazione del gruppo classe. Perché la relazione era un bene che viene da prima, di cui si aveva nostalgia e che doveva essere. E però c'era il fatto. E però c'era lo scatenamento della rabbia con cui fare i conti. E però c'era l'omissione. E però c'era la costruzione di un capro espiatorio. E però c'era la disattenzione. E però c'era la questione di torniamo a fidarci gli uni gli altri o no? E poi c'era la questione di chi pagava il vetro adesso. No? E adesso ve la tengo breve. Poi si è andati tutti dal dirigente, si è riunito con il consiglio di classe, con i genitori, no? Tutti i passaggi formali. Ma Mario non è stato sospeso. Non è stato sospeso. Ha avuto dei compiti interni alla scuola particolari, di servizio, di tutta una serie di attrezzature interne alla scuola, di risistemazione. E dentro la didattica delle classi è stato sistematicamente coinvolto in gruppi di lavoro o in esperienze di cooperative learning in diverse discipline con Maria e con quelli che lo prendevano in giro. Perché gli insegnanti, non tutti, ma tre, si sono messi in gioco per riprendere dentro gli specifici disciplinari e didattici la questione che era emersa. Certo, non andando in fila col programma, andando a recuperare degli argomenti, delle occasioni, delle opportunità, come si dovrebbe fare normalmente, accidenti, perché non c'è il programma. Sono 20 anni che non ci sono più programmi da seguire come diseguono tantissimi insegnanti. Però, sapete, i sentieri già percorsi, ripetitivi, nei quali riusciamo a stare soltanto, no? Li continuiamo a perseguire, anche se il mondo va da un'altra parte. La classe ha pagato metà del vetro e metà l'ha pagato la famiglia di Mario, che doveva già sopportare la grave malattia della mamma e non era ricchissima. La classe intera è stata, tra virgolette, punita, messa alla prova, punita, nell'organizzare la campestre della scuola. Se la classe che organizza la campestre non fa la campestre, perché devono
presidiare, fare gli arbitri, i giudici, segnalare il percorso. E però è stata, a detta della dirigente, di fronte a tutti, la campestre meglio organizzata degli ultimi 5 anni. E quindi la classe ha avuto un premio particolare per questo. Un'esperienza di democrazia che ha segnato tutti, erano d'accordo tutti i genitori, no? Gli insegnanti neanche. C'è stato un dibattito, ci sono state delle... Appunto, qualcuno ha tollerato questa cosa, qualcun altro ha collaborato, qualcun altro ha inventato creativamente, no? E qualcuno ha fatto finta di niente e poi ci ha ripensato dopo di tutto sommato, però, eccetera. Come in democrazia. Non è che dobbiamo amarci o andare tutti a mangiare la pizza e fare le vacanze insieme, in democrazia. Però rispettarci e trovare una sorta di amicalità diffusa, forse sono preso dalla lettura di Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, Sorelle Tutte. Chissà, magari Francesco l'aveva scritto Sorelle Tutte e qualcuno ancora e poi gliel'avrà tolto, penso. Ma chi lo sa. Ci ho pensato anche che gli avessero fatto sto scherzetto sull'ultima edizione, però vabbè, resta tra noi. No? Ma appunto questa amicalità sociale va costruita nelle esperienze, se no non è che la impari. Ecco, così, grazie Marica, mi hai fatto pensare un po' a queste cose. Anche la giustizia riparativa e queste cose qui, non è che è chissà che cosa. Poi può crescere al punto tale da dare origine a esperienze come quelle raccontate nel libro dell'incontro. Quello che è stato coordinato da padre Guido Bertagna, da Claudio Mazzucato e da Adolfo Ceretti. Il libro dell'incontro. Un incontro tra i parenti delle vittime della lotta armata e i protagonisti della lotta armata. Ma non è solo quello. È anche la classe di Lomazzo a Como. Io lascerei lo spazio ai 3 interventi che sono stati richiesti sulla chat. Andrei avanti più o meno fino a mezzogiorno per poi tenerci 5-10 minuti di chiusura. Allora, io ho nell'ordine, li dico nell'ordine così vi preparate subito e se per il professore va bene li farei fare tutti e tre e poi farei una risposta unica per restare nei tempi che ci siamo dati. Ho Ludovica, ho Massimo Verdino e ho Sabrina nell'ordine. Prego. Inizio io. Buongiorno professore, grazie della sua presenza oggi. Provengo anch'io dal mondo della docenza, soprattutto universitaria, e da filosofia. Provo a condividere con lei 2 domande per chiederle un riscontro su questo. Nell'intervento oggi ha parlato dell'adulto come colui che è anzitutto responsabile per gli altri e questo mi ha riportato a un libro che nella sua semplicità ma moltissimo L'età della vita di Guardini, dove proprio si dice che l'adulto è colui che, avendo ormai sviluppato un carattere, quindi questa stabilità interiore della persona, può poi sbilanciarsi verso gli altri anche nelle usure del quotidiano, ecco perché attraverso la propria vita passi vita per gli altri. Non credo che questo, forse ecco, può essere, ma non debba essere chiesto a un giovane che ha diritto di diventare anzitutto responsabile di sé e poi del gruppo degli amici e di avere quella tensione a una dimensione ideale che poi ha ancora da apprendere la mediazione con le usure e le fatiche del quotidiano, che però gli è fondamentale. Allora la mia prima domanda è questa: mi pare che oggi venga chiesto ai giovanissimi un estremo esercizio di responsabilità per gli altri, ne parlavo anche con un caro amico scrittore, Marco Erba, cioè il minimo gesto può avere conseguenze devastanti. A noi adulti può sembrare molto importante questo, perché troviamo dei giovani che crescono in responsabilità, però saltano anche lo specifico delle proprie fasi della vita. Quindi ecco, le chiedo che tipo di danno questo possa portare qualora non sia ben accompagnato. Credo sia un danno immenso. E la seconda domanda, molto più breve,
c'è una figura che amo, che mi è cara, che è Emanuele Same Clodovici, e in una sua conferenza, Educarsi all'intelligenza, lanciava a un certo punto una provocazione, la chiamava la regola della solitudine, dicendo addirittura è essenziale stare da soli in una stanza, perché in questa si fanno più scoperte che insieme a tutti gli amici. Ora, mi pare evidente che questo funzioni se però la vita dell'aspirante solitario è intrecciata in legami profondi, che in questo periodo sono molto difficili da accompagnare. Allora, come, posto che tutti dobbiamo stare da soli in una stanza, soprattutto i nostri giovani, si può educare questo loro abitare in una stanza? Perché, ecco, non tutto vada perso, non tutto diventi solipsismo. La ringrazio molto. Allora, io avevo Massimo Verdino come secondo intervento. Buongiorno, anch'io avevo due domande. La prima è questa, non so se ne parla nel libro, però la segnalo un po' a tutti. C'è un'idea in questo periodo, io mi sono confrontata con colleghi, col dirigente, sono anche un insegnante. C'è un'idea che quasi la tecnica possa sostituire la relazione umana in presenza. È un'idea, devo dire, minoritaria, che però non è così minoritaria come sembra, perché anche in questo periodo la teoria è tutto sommato, cioè con la tecnica si, come dire, si sostituisce la presenza, e siccome la presenza è rischiosa, chiudiamo il discorso, la scuola sia tecnica e la relazione umana tutto sommato non è così essenziale, pur nelle prudenze. Questa è la prima domanda, è un po' un mio pallino, perché io questa cosa l'ho pagata sulla mia pelle, soprattutto politicamente, perché per aver detto che va bene tutto, però secondo me stiamo esagerando con la tecnicalità, con la tecnocrazia, con dobbiamo in un certo senso riparlarci anche in presenza, sono stato emarginato, buttato fuori da quella che era la mia, diciamo così, il mio percorso di sinistra che ho sempre fatto. E quindi è una cosa che ho a cuore, nel senso che, attenzione, che anche a scuola sta passando l'idea che, un po' perché gli insegnanti hanno paura, e io sottolineo a stipendio pieno, sottolineo questa cosa, un po' perché anche qualche dirigente molto tecnico comincia a dire ma sì, ma dai, il futuro è questo, quindi niente presente. La seconda domanda è un altro pallino che ho, ed è evidente come la psicologia lo stia dimostrando in questo periodo. Ma se noi continuiamo a dare la colpa ai giovani indisciplinati, i giovani che escono troppo, i giovani che non mettono la mascherina, la colpa, diciamo così, del virus ai giovani, è evidente che anche questo non è un approccio educativo, nel senso relazionale, perché se io fossi un giovane, a un certo punto cosa farei? Direi, mi avete rotto le scatole, mi ribello, faccio veramente il ribelle, perché continuamente tu adulto, addossandomi continuamente la colpa, è come se volessi far espiare i mali di una società. Siamo in un periodo molto colpevolista questo, addossi su di me giovane, che tra l'altro ho tanti svantaggi, la colpa di questa situazione, e allora io faccio davvero il deviante. Quindi vorrei capire da lei, anche se secondo me noi tra virgolette adulti non stiamo sbagliando, invece di accettarci, di amarci e di tornare in presenza, siamo a distanza e ci colpevolizziamo l'un l'altro. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, questa cosa qua si sta diffondendo molto a sinistra, ma questa non è sinistra, attenzione, o meglio, se la sinistra è questa, io sono da un'altra parte, e chiudo. Grazie. Sabrina, subito dopo, e poi l'ultimissimo è Andrea, Rinaldo, per ultimo. Sabrina. Non ti sentiamo. Non, Sabrina, non arrivi con l'audio. Adesso sì. Adesso okay. Sì. Okay. E non l'ho messo dentro bene lo spinato, scusatemi.
A proposito di tecnologia, no, volevo fare un paio di considerazioni, a parte che mi sono trovata assolutamente d'accordo sul fatto che bisognerebbe mandare un pochino gli insegnanti in trincea, diciamo così, perché ho fatto questa esperienza e forse è stata l'esperienza più bella della mia vita e ho imparato moltissimo e sto imparando molto ancora, mi occupo di disabilità, quindi fondamentalmente questo è qualcosa che mi appartiene molto. Però quello che ho notato è fondamentalmente a un certo punto si viene presi da un sano pragmatismo e mi piacerebbe capire cosa si potrebbe proporre perché la scuola sia un po' un punto di incontro tra tre mondi che a volte non riescono a parlarsi in modo produttivo, che sono quello dei genitori fondamentalmente, degli insegnanti e molto spesso degli specialisti che seguono i ragazzi che hanno delle difficoltà, perché non penso che chi è un po' addentro al settore sa benissimo che molto spesso i ragazzi che hanno delle difficoltà sono i primi che poi si perdono nel percorso degli studi e con mio enorme dispiacere perché molto spesso la didattica è un po' sempre uguale a se stessa, non si riescono a trovare canali, anche se magari ci sono degli insegnanti volenterosi, però alla fine mi viene da dire quando dobbiamo fare le prove invalsi sono sempre quelle, non è che dobbiamo guardare alcune abilità o diverse abilità. E quindi secondo me, ecco, mi piacerebbe avere degli spunti su come poter fare sì che la scuola sia un punto di incontro, di dialogo tra questi tre mondi che si studiano, si guardano e sono molto diffidenti tra di loro. Non ho mai, cioè sempre poi molta, vabbè, forse anche perché viviamo a Milano, si è sempre molto di corsa, non ci sono, ci sono sempre dei ritardi o comunque c'è sempre molta fretta in questi incontri, non c'è mai la possibilità di ascoltarsi veramente. Le fatiche dei genitori, le fatiche degli insegnanti e poi mi viene da dire non ultime le fatiche di chi comunque cerca di mediare un po' queste situazioni. Ecco, un consiglio. Ok, l'ultimo è Andrea e poi chiuderei lì anche perché non ne ho altri, quindi Andrea? Sì, professor Lizzola, io devo dire che mi ha colpito molto, veramente, te lo dico proprio in maniera empatica, il racconto che ha fatto in relazione a quella scuola della periferia di Como. Non so se alla fine lei ha detto che si trattasse di Lomazzo, ma non ha importanza. Io sto parlando proprio dalla città di Como, ma in realtà sono uno di quei ragazzi, o almeno sono stato uno di quei ragazzi 30-40 anni fa, diciamo, che ha frequentato quelle scuole di periferia che all'interno, anche che al loro interno, anche in quegli anni avevano quel tipo di clima, quindi ho capito bene, diciamo, quello che lei ha voluto in qualche modo farci percepire relativamente a quella condizione, no, di quegli studenti, che secondo me non è molto cambiata nel tempo, mutatis mutandi. Però diciamo che qualche possibilità c'è stata e c'è per tutti di riscatto sociale e di maggiore inclusione. Ad esempio, se devo attingere dalla mia esperienza personale, io che provengo da quelle scuole di periferia, poi sono riuscito ad accedere, come si dice con un linguaggio costituzionale, ai gradi più alti degli studi. Poi ho qualche elemento biografico che mi accomuna a lei. Naturalmente io sono stato molto meno bravo, non sono diventato un docente universitario, ma mi guadagno la vita con un lavoro onesto e dignitoso.
avendo avuto la possibilità di appunto accedere ai più alti gradi degli studi. La mia domanda è questa: io credo alla scuola come elemento di inclusione sociale e di sperimentazione di una democrazia che non è astratta e teorica, ma è da, come dire, da sperimentare sul campo. Premetto che non penso che il Covid sia stato il Covid, diciamo, ad evidenziare alcune debolezze e carenze del nostro sistema formativo, nel nostro modo di fare queste debolezze, nel nostro modo di fare istruzione, formazione, queste debolezze e carenze ci sono. Secondo me la scuola è ancora un po' troppo nozionistica, un po' troppo burocratica, lo si è detto anche stamattina, e forse privilegia un po' troppo le performance logico-matematiche. Infatti ci si stupisce se uno studente non è in grado superiore di fare una divisione, ma non se non conosce le note sul pentagramma, oppure se non è in grado di distinguere una basilica gotica da una basilica romanica, ad esempio. Si dà loro il voto in condotta che fa media, però non si apprezzano le capacità relazionali, ad esempio, che è una competenza invece che nel mondo reale è molto apprezzata. Ma io la domanda che le vorrei fare è proprio sulla contingenza, e chiudo il mio breve intervento, cioè su questa temperie, sulla temperie del Covid, no? Che ha impedito di fare una scuola in presenza e che non si sa per quanto tempo dovrà usare gli strumenti informatici che per fortuna abbiamo per sperimentare le strade della cosiddetta didattica a distanza. Allora, con qualche slogan un po' semplificatorio che io non condivido, si è detto in questi tempi che nulla sarà come prima. Ebbene, allora, se noi ci dobbiamo confrontare, no, con questo tempo, con questa temperie, lei qualche cosa ha già detto prima nei suoi interventi, però vorrei che magari approfondisse di più. Che strumenti ha in mano la comunità educativa, la scuola e gli insegnanti in particolare, attraverso appunto queste metodologie di didattica, no, per ridurre il gap sociale, per ridurre le disuguaglianze, per ridurre anche un gap che è anche strumentale, perché chi non ha a disposizione i device digitali, cosa che non mi pare che sia accaduta in questo periodo, si trova in una condizione di ulteriore svantaggio, quindi uno svantaggio nello svantaggio, soprattutto appunto molto percepibile per chi usufruisce dei servizi formativi, magari appunto in quelle periferie urbane o esistenziali che in qualche modo ho citato nel mio intervento. La ringrazio, professore. Allora, professore, scusi, ho l'ultimissimo che raccoglierei, poi ho chiuso e chiuderei gli interventi esterni, Vincenzo, e poi basta e andiamo. Lascio a lei la parola, professore, dopo. Allora, volevo un attimo riferire la mia recente esperienza, nel senso che io lavoro all'Università Cattolica e insegno ad un corso master, e noi abbiamo in qualche modo fatto la scelta, che dopo ho dovuto cambiare in realtà una decina di giorni fa, e adesso in base al provvedimento, di fare il master in presenza, e questa scelta l'avevamo fatta a fine luglio e abbiamo iniziato più o meno verso la metà di ottobre. Per qualche giorno siamo andati avanti in presenza, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, eccetera. Ovviamente la presenza, quindi la non esistenza di un medium, permette di valutare anche meglio la qualità dei ragazzi. Quindi io già in 15 giorni sono stato in grado, insieme anche ai miei colleghi, di capire già dove possono, in quale campo e con quali aziende, per esempio, questi studenti potrebbero essere, verso quali aziende potrebbero essere indirizzati, e il successo più o meno che possono avere questi studenti. Nella prima esperienza, diciamo, Covid, dato che tutto era stato fatto a distanza, questa valutazione non è stata possibile farla. Quindi in termini di poi risultati, in termini di placement del lavoro,
i risultati sono stati, diciamo, inferiori, e quindi il fatto che ci sia un medium non permette effettivamente di, anche da quest'altra parte, di valutare, diciamo, gli studenti, anche se nel mio caso sono studenti con una media di età attorno ai 26 anni. Devo dire che anche noi avevamo fatto questa scelta perché avevamo fatto un marketing dietro, e gli studenti, adesso noi abbiamo visto per il master, ma devo dire che questo in generale vale un po' per tutti gli studenti universitari, vogliono fare le lezioni in presenza, vogliono dialogare, non solo nell'insegnamento, ma la relazione è l'aspetto, credo, principale dell'uomo. Ecco, e quindi, ecco, volevo un attimo riferire questa, perché effettivamente fare una didattica a distanza cambia tutto, non si riescono a valutare bene le persone non riusciamo a capire, magari dal mio punto di vista, come dicevo prima, da un punto di vista lavorativo, come anche inquadrarle, come possono inserirsi meglio nella società e con successo, ovviamente. Con tutti i limiti anche dell'insegnamento, cioè il fatto di non poter seguirli di persona. Ecco, il secondo aspetto, volevo fare così anche una battuta, diciamo, nel mio piccolo, fare un piccolo apprezzamento a Ronna, che di recente, in questo secondo Covid, ha detto: la scuola sì, l'economia può stare a casa. Quindi volevo sottolineare questa cosa, c'è qualcuno che di intelligente ancora esiste. Ecco, la terza è questo. Io, diciamo, come ricercatore sono capo di progetti di big data, avrete sentito parlare di Mediaset Play, Infinity, Netflix, eccetera. Ecco, se nel maggio scorso siamo organizzato o non ci fossimo organizzati, o magari avremmo chiesto alle persone di usare un'app come Immuni, ma invece avessimo costruito dei big data, avremmo potuto gestire tutta la fase dopo, prevedendo anche le situazioni più nefaste, senza lockdown, senza chiudere scuole, trasporti, eccetera, perché ci sono delle società, ci sono degli ingegneri, ci sono delle capacità all'interno delle università di persone che sono in grado di progettare sistemi che processano miliardi di informazioni al secondo. E quindi delle volte non riesco a capire perché, magari, soprattutto magari con riferimento magari ad alcuni settori, l'istruzione innanzitutto a tutti i livelli, dalla prima elementare fino ai master, non riesco a capire come mai, non so se lei mi può dare una risposta, le istituzioni pubbliche non abbiano pensato a questa cosa. Bastava un progetto di tipo sociale, un governo, un comune, mettendo insieme Google, Amazon, eccetera, e realizzare con altri esperti questi sistemi di big data, e non avremmo avuto tutti i problemi che stiamo avendo adesso. Grazie. Allora, lascio la parola al professore, ricordando però due cose. Qualcuno chiede un riferimento anche all'educazione professionale nella replica, se fosse possibile, e Silvia mi chiede di ridire quella cosa che lei ha detto all'inizio dell'incontro su chi è l'adulto, l'adulto come colui che coltiva il futuro dell'altro con la capacità di desbordare e di provare a pulire il futuro. Anche perché era una frase che Pina, che ricordiamo, aveva in maniera particolare segnato. Io le lascio la parola e mi riservo solo alla fine una piccola chicchina che a me è molto cara. Prego. Grazie. Si sente? Sì? Grazie Marika. Io ho già mandato a Marika due testi e ho pensato di mandare altri due. Nel frattempo non so se poi è possibile farli circolare. Poi allora, il primo testo che mi ha mandato è già sulla chat. Se qualcuno entra in chat può scaricarlo.
Può già direttamente scaricarlo in PDF. Adesso vedo se riesco a recuperare gli altri due, li metto a disposizione. Ok. Allora, perché non ci sarà tempo di riprendere bene tutto, per alcune cose vi rimando lì. L'intervento di Vincenzo lo condivido, è tutta un'altra cosa insegnare così. Poi è anche vero che questo Covid si sta rivelando, come dire, capace di aprire una specie di tempo di verità. No? E perché ci obbliga a ritrovare il senso dei gesti e delle scelte. Abbiamo parlato tanto di come la scuola può essere fatta come scuola difensiva, no? Che si rinchiude, non riesce a essere un luogo in cui gli adulti si espongono ai più giovani, viene molto formalizzata, torna ad essere una scuola solo di trasmissioni, no? La preoccupazione degli insegnanti è andare a controllare che durante le interrogazioni a distanza i ragazzi non abbiano sotto gli appunti, ma è una roba folle, voglio dire, una preoccupazione di questo tipo, di non aver capito niente della scuola, no? E tutto così, ci vuole un'altra telecamera che mostri sotto, sopra. Non so, bisogna essere un po' malati per riuscire a fare gli insegnanti così, no? Con tutti gli archivi che ci sono da sistemare in Italia, aumentiamo lo stipendio e facciamoli sistemare, non... che la battuta che faccio durante i miei corsi per insegnare agli insegnanti di sostegno, ad esempio, questo, dov'è Sabrina? No, sto per cominciare i corsi per insegnanti, che sono una delle esperienze più belle a cui tengo io durante gli anni. La scuola può diventare difensiva. Poi abbiamo visto che si sente? Va tutto bene? A me è sparita un po' l'immagine. Sì, si sente, ma devo chiedere a Francesca di togliere la condivisione dello screening. Va bene anche solo sentirsi, va bene. Sì, perché nel frattempo sta anche disegnando, c'è la matitina. C'è... Io vado avanti comunque, Marika. Grazie, sì, prego. E quindi c'è questa... Per esempio, alcuni miei studenti... quelli che non si sono tirati indietro neanche a febbraio, marzo, aprile, maggio, qui da noi, e fanno gli io insegno ai paria dell'università, perché insegno agli educatori di scienze dell'educazione, non a quelli di medicina, che sono il gradino subito sopra, no? E insegno a questi, insegno alle psicologhe, quelle che non andranno quasi... in pochissimi casi a fare le psicologhe, a fare le educatrici in comunità, nei territori, precarissime, eccetera. O andranno e stanno facendo gli educatori di sostegno nelle scuole, così preoccupati dei loro ragazzi, delle loro ragazze, dei loro bambini, delle loro bambine, che sono andati a cercarli durante il lockdown. E c'era la cosa strana, che gli educatori andavano in casa, perché erano preoccupati che potessero regredire certe situazioni di ragazzi, poi conoscevano le famiglie loro, qualche volta gli insegnanti di sostegno, quasi mai gli insegnanti curricolari, no? E sapevano che certe famiglie non avrebbero retto, no? Allora andavano preoccupati, eccetera, con tutti gli assistenti sociali del territorio e il lavoro a distanza, e loro lì. Magari con la necessità evidente di alcune famiglie di avere il documento firmato dall'assistente sociale per avere diritto ad alcune forme, che però poteva essere compilato soltanto in presenza, ma l'assistente sociale era a distanza, per cui il documento non arrivava e la famiglia non riusciva. E l'educatore lo sapeva. Allora, voglio dire, tempo di verità. Qualche assistente sociale ci è andato, voglio dire, e non tutti gli educatori sono stati presenti. Però c'è stato uno squilibrio tra le due quantità piuttosto evidente. Chi soffriva nei consigli di classe erano prevalentemente gli insegnanti di sostegno. No. Poi anche molti insegnanti di sostegno si sono sottratti. Non avevano neanche l'obbligo di fare le lezioni a distanza, che c'è stata una percentuale anche di questo. Appunto, voglio dire, un tempo di verità. L'università, Vincenzo. Voglio dire, c'è un'università in cui ci sono persone come lei che lavora in questo modo,
Io la mia grande preoccupazione e sofferenza era non riuscire ad attivare i gruppi di giustizia riparativa, andare avanti e indietro dalle carceri con gli studenti, preparare tutti questi progetti per rielaborarli in università, eccetera. Ma io ho tantissimi colleghi, penso che li avrà anche lei, Vincenzo, che sono contentissimi, voglio dire, che hanno già registrato tutte le, perché si possono registrare e caricare, no? La, com'è che si chiama? Asincronica? Adesso io non l'ho neanche imparato questa roba qui. La possibilità didattica di fare lezione asincronica e asincronica, sincronica. Ecco, benissimo. Tanti nella sincronica hanno registrato tutto in un weekend, hanno caricato tutto e così fanno le loro cose. No? C'è anche questo. Così l'università diventa un servizio a domanda individuale, telematica, no? Con la scaffalatura delle lezioni uno va, prende, va a relazioni personali. Addio. Ma c'ho anche molti di colleghi, io ho sollecitato il mio consiglio di dipartimento a dire, accidenti, offriamoci come università, come luogo di riflessività, di ripensamento per le forme delle progettazioni sociali dei servizi, e lo specifico del nostro dipartimento, no? E potevo offrire questo, no? Mettiamoci a disposizione anche degli enti locali, no? Dei modi di riprogettazione dei servizi. È la funzione dell'università, la sua funzione sociale, lo dobbiamo alle nostre città, ai nostri territori. L'effetto è stato, sì, cerchiamo di partecipare ai bandi per avere le consulenze e le supervisioni a pagamento. Così finanziamo l'università e anche i docenti che hanno la percentuale su queste cose qui. Cioè, voglio dire, va bene, appunto. È un tempo di grandi contraddizioni. Il Covid ha fatto scoppiare queste cose qui. Ha fatto vedere le differenze di senso e di modo. E allora, per cui grazie del suo intervento, Vincenzo, un po' mi ha confortato. No? E d'altro lato però, queste cose qui stanno diventando evidenti. C'è il fatto che certe scuole sono rifugite dai rapporti con le famiglie. È stato chiaro. Quest'anno e l'anno prossimo, le famiglie che sono dentro questi percorsi lo sanno. Cosa vai a raccontargli nei consigli di classe? C'è stata una scossa così forte in tutte le nostre realtà, per cui dopo dovremo rispondere, ricostruire, anche ricucire relazioni riconciliate di nuovo, di conflitti e di prese di distanze fortissime. Prima riflessione, però vorrei ripartire da Ludovica, che cita Guardini. È bello, sta che in un circolo d'ossetti ovviamente, cioè, girano queste cose, ci riconosciamo e ci vogliamo bene anche per tutto questo, no? Penso come Giovanni sarebbe stato felice di questa citazione, Silvia, no? E Guardini è uno dei maestri, dei giovani della scuola bianca, della rosa bianca, visto che c'è Fabio Caneri con noi. Guardini era riconosciuto come uno dei maestri, fa una delle, quando gli chiedono di commemorare, fa una relazione che ha pubblicato in un piccolo libretto, che è meravigliosa, Guardini. Guardini è, tra virgolette, responsabile, senza saperlo, probabilmente, di avere coltivato quelle coscienze, quell'incredibile assunzione di responsabilità di quei giovani uomini, di quei giovani donne, di quelle giovani donne all'Università di Monaco. Guardini. Non c'è una specificità delle età, se non in parte. Le età sconfinano l'una nell'altra adesso. Gli anziani, molto anziani, stanno recuperando a volte una capacità di progettazione di profezia. Ma guardate Francesco, guardate a Sanders, guardate a tantissimi anziani in giro per il mondo, no? Proprio liberi da preoccupazioni di progetto, no? O da preoccupazioni di cura, no? Troppo stretta, si liberano e si fanno, come dire, portatori di nuovo del sogno. Gioele, no? I vostri giovani invereranno visioni, i vostri vecchi consegneranno sogni. Gioelino, questo micro profeta che viene recuperato da Francesco proprio con questa citazione, che è, secondo me, straordinaria per questo tempo. Cosa hanno da consegnare gli adulti? Mia nonna, che mi consegnava il sogno. L'esempio è quello, no? Cosa dobbiamo consegnare noi vecchi, noi adulti, anziani, no? O gli anziani, se non il sogno che noi abbiamo messo
nel fare le cose che abbiamo fatto, perché le cose che abbiamo fatto, quello venga superate, si consumano, sono incerte, ma il sogno e la capacità d'inizio che già abbiamo messo dentro, quello può essere consegnato per portare i giovani, i giovanissimi, a essere capaci d'altrettanto subito. Subito. Le infanzie e le adolescenze non sono tutte uguali. Ce ne sono moltissime, senza riparo, chiamate a gesti adulti e di responsabilità prestissimo. Si cresce molto, si perde anche molto. C'è da sperare che quel che si perde lo si possa recuperare, magari a scuola, magari in altro, nei tempi a venire. Ma subito quella cosa lì preme, la si fa? La si fa? Preme così tanto che qualcuno, per farla, prende le scorciatoie del fondamentalismo islamista. Ci sono degli studi di Kristeva su questo che sono folgoranti. Giulia Kristeva, anche per Vita e Pensiero, ha pubblicato un articolo su questo e c'è nel suo libretto, c'è dell'altro, una riflessione molto acuta su questo. Quindi entriamo dentro queste vite, richiamiamoci reciprocamente, a sostenerci reciprocamente. Se chiamiamo precocemente a delle responsabilità i bambini e gli adulti o le riconosciamo perché se le sono già prese, la questione seria è essere lì accanto, come diceva Ludovica, essere un sostegno e una occasione di riflessività. Ecco questo, non lasciarli lì, perché altrimenti certo che viene fuori anche tutta la loro fragilità o c'è spazio solo alla sofferenza. Il bisogno di credere per diventare poi desiderio di sapere, come diceva Kristeva, ha bisogno di adulti significativi lì attorno. Quindi stiamo recuperando la cosa sull'adulto, Marica. E poi direi sulla solitudine va bene, però quando mio figlio sta in stanza da solo, è tutt'altro che solo, voglio dire, magari, no? È continuamente connesso, per lui stanza, sono le stanze web e sono tutti questi mille rapporti e contatti che hanno. La solitudine è un'esperienza che va condotta piano piano, ha bisogno della natura spesso, ha bisogno della capacità di meditazione e va educata. Bisognerebbe trovare gli spazi per questo anche a scuola. È quasi più facile trovare spazi di questo in carcere che a scuola, accidenti. No? E a massimo direi che appunto sì, è un'illusione pensare che le tecnologie sostituiscano la relazione. Poi succede anche qualcosa di strano, che le tecnologie permettevano ai miei studenti pochi anni fa. Io facevo lezione alle 9 di mattina, dalle 9 alle 11 nel corso della magistrale, no? Centinaio di studenti. Era il periodo delle primavere arabe. Il 20% dei miei studenti aveva i cugini, i parenti, gli zii giù, no? In Tunisia, in Egitto. No? Erano connessi, grazie alle nuove tecnologie, ma anche semplicemente agli smartphone, con quello che stava succedendo giù. La prima mezz'ora di lezione era l'aggiornarci su come stavano andando le cose, perché le nuove tecnologie possono servire anche questo. Certo, erano nuove tecnologie che si sommavano alla presenza, non la sostituivano. Al liceo, già negli anni 90, dopo la marcia della Perugia Assisi, Apoleon, che era venuto alla marcia Perugia Assisi, era passato dal mio liceo, aveva parlato in inglese con le mie quarte e quinte, e aveva detto: noi abbiamo bisogno di sostenere la clausola sociale in alcune ditte dell'interno della Cina, lui veniva da Hong Kong, e bisognava fare rispettare le clausole sociali delle delocalizzazioni là. Ci aveva dato i siti per collegarci a questa azione internazionale di pressione sui governi occidentali che premessero sul governo cinese per far rispettare la clausola sociale. Sei mesi dopo, il mio liceo, che aveva contribuito con 3.800 firme, ha avuto come ritorno da Apoleon, no, una comunicazione che il governo cinese era stato costretto a far applicare la clausola sociale. Le nuove tecnologie avevano fatto scoprire una forma di cittadinanza planetaria agli studenti e alle studentesse. Bellissimo. Cioè, bisogna essere capaci di questa cosa che mi sembra Massimo stava evocando con il suo intervento prima. No? Sono d'accordo che la colpa del virus non è dei giovani, è anche di tanti adulti, e non è una colpa il virus, fa il virus. Dobbiamo stare noi un po' attenti a proteggerci reciprocamente. No? È interessante che abbiamo scoperto che con la mascherina proteggiamo noi, proteggiamo gli altri, e che la protezione non è contro gli altri, è gli uni per gli altri, gli uni grazie agli altri. Questo gesto è un gesto strano.
non è affermazione del diritto individuale, è affermazione del diritto individuale e dell'obbligazione verso l'altro. Obbligazione, Marika Weil, la nostra Simone Weil, no? Il tema dell'obbligazione, così decisivo anche per la democrazia, appunto, no? E dobbiamo stare attenti a questo tempo colpevolista. Dovremmo fare un grosso lavoro di decostruzione delle colpevolizzazioni in circoli riparativi che vanno diffusi dentro il territorio. Diffusi, veramente, ne stiamo facendo a Lecco, a Como, sono richiesti dalle persone che vivono rancori, rabbie, impossibilità di aver narrato cosa gli è capitato e si portano dentro appunto delle colpevolizzazioni verso altri. Poi li incontrano, sentono le loro narrazioni, si smontano le cose nei luoghi di lavoro, nei servizi. Questo potrebbe essere un servizio importante da fare. Sabrina, un pochino indirettamente, dov'è Sabrina? Eccola, ho un po' risposto. Quei tre mondi lì si connettono soltanto attorno a storie precise e concrete, non in astratto e non per procedura. Bisogna continuamente ritessere storie. Riprendiamo l'immagine iniziale di Marika. La scuola è scuola se da origine e ospita storie. Questo vale anche per le presenze delle grandi diversità, delle fragilità grandi, no? Lì attorno devono partire storie, non procedure. Non garantirai nessun rispetto di diritti formalmente. Neanche puoi mettergli tutti gli insegnanti di sostegno in questo mondo, gli educatori, ma se non partono storie poi non succede niente. E attorno a quelle storie c'è bisogno di tutti questi. C'è bisogno della famiglia, degli insegnanti, degli specialisti, dei compagni di classe. C'è bisogno delle associazioni sportive del territorio. C'è bisogno degli alpini che fanno i progetti di sollievo per le famiglie con disabilità al loro interno, come capita qui da me. Gli alpini, voglio dire, pensare che gli alpini si mettono in gioco, hanno messo a disposizione le loro baite ristrutturate per farci andare i familiari dei ragazzi, mentre loro e le associazioni degli scout e altri, e gli oratori, no? Quel sabato e domenica lì stanno con i figli disabili e gliene fanno fare di tutti i colori anche a loro, per cui contenti i figli, contenti i genitori che respirano. Ci capitano queste cose nei paesi, no? Dopo a un certo punto è venuto a saperla anche la scuola che capitavano queste cose e ha cominciato a pensare che forse doveva essere un po' più brillante anche lei, la scuola media dell'istituto comprensivo, nel rapporto con queste realtà. Ecco, Andrea, abbiamo parlato solo di Covid, di inclusione e di una scuola che non può non riflettere le sofferenze sociali al suo interno. È un punto di disvelamento la scuola. È un punto di disvelamento la scuola, se funziona bene. Ma è anche un punto in cui una società che vede disvelati i suoi problemi e le sue fatiche può raccogliere lì, cominciare a raccogliere lì le sue energie. Se invece si nasconde da tutto questo, una scuola smette di essere il possibile coagulo. Ne parlavamo con la commissione dell'arcivescovo vostro Delpini, no? Che ha costituito una commissione bene comune, una quindicina, ventina di persone, e si diceva della preoccupazione che si ha che questo tempo di Covid permetta dei coagoli di preoccupazioni, di desideri, di speranze sbagliati, dei coaguli attorno alle paure, ai ripiegamenti, no? Alle magari piccole solidarietà perimetrate, però chiuse, difensive. No? Abbiamo bisogno invece di operare per permettere altri coaguli, dei coaguli di cui abbiamo parlato stamattina, con tutti questi racconti, anche le cose che avete detto voi, questi coaguli positivi di segno diverso. Nel segno della promessa, l'adulto è colui che cura il futuro degli altri, che quando promette, promette se stesso, e l'adulto è una donna, un uomo di parola, che quando usa la parola, la usa come intendeva Don Milani. Una parola che è subito un impegno, una parola che è la responsabilità di una coscienza, farsi coscienza aperta. Lavoriamo su questo, Sabrina, proviamo. Andrea, Massimo, Vincenzo,
lo sta già facendo, Ludovica. Grazie. Aspetta una conclusione difficile. A parte che Gioele me l'ero appuntato stamattina. Diventeranno profeti figli e le figlie. E mentre leggevo il libro, poi sono saltati fuori altri libri, perché è normale il gioco dei rimandi. Le splendide lettere di Simone Weil alle allieve, piccola cara ti scrivo. Sì. Non sentiamo, professore. Vediamo. Scuola al bivio, ok. le lettere alle allieve, quindi la tessitura che riesce ad andare avanti dopo. Io posso lasciare soltanto una cosa, pensando a Sabrina, perché anch'io lavoro con ragazzi un po' complicati sotto molti punti di vista, che però è diventata un segno, ma è una cosa da tenere, un Nedarim. Nedarim è uno dei commenti della Torah. Fate molta attenzione a non dimenticare i figli dei poveri, perché è da loro che proviene la Torah, come scritto, l'acqua uscirà dai loro secchi. E perché di solito gli studiosi non danno alla luce figli che sono studiosi? Disse il rabbino Yosef. Perché nessuno possa rivendicare la Torah come un proprio diritto di nascita. La scuola è quella roba qua. Basta. Bene, grazie. Grazie Marico, grazie professore. Per questo primo ringraziamento mi sento di dare lei in particolare, perché tutte le cose che ha toccato, diciamo che ha interpretato nella maniera migliore per noi, naturalmente, anche il senso di un corso fatto in questo modo, che ha questa pretesa di formare una vita, noi diciamo la politica, la vita pubblica. Tutti gli aspetti che ha toccato, la capacità di un ambiente educativo, quale quello della scuola, i modi in cui le persone interagiscono ci aiutano molto. Alcuni racconti, in particolare quello dello specchio rotto, sinceramente toccano molto sia umanamente che anche dal punto di vista di chi vuol pensare a come alcune questioni possono essere affrontate, risolte. Ci ha aiutato veramente tantissimo. Lo ringrazio veramente per aver accettato questo invito, per averci aiutati con peraltro tante indicazioni anche bibliografiche, insomma, a andare avanti e a partire col piede giusto. E richiamo i corsisti al fatto che la prossima lezione, questo è un altro degli argomenti che ha toccato, quindi ci è proprio dato in pieno là oggi, sarà sulla geopolitica, o meglio sulle relazioni internazionali, come sono modificate, come possono cambiare ai sensi, o meglio per effetto della pandemia, e questo avverrà nella prossima lezione, che è tra 20 giorni, se non erro, mi sono un attimo perso, sì. E avrete comunque delle comunicazioni via mail per avere delle indicazioni. Qualcuno ha chiesto i materiali, qualcuno ha chiesto l'accesso al video, insomma, vi scriverò a tutti. E l'ultimo ringraziamento particolare che volevo fare era per una persona che, a proposito di presenza, non è più presente, almeno visivamente, qui con noi, ma che era la prima presenza, insomma, quando facevamo il corso in aula, incontravamo subito dopo la porta. Grazie, grazie.